amici, lettori e pensatori liberi. Oggi è davvero un'emozione per me concludere la Summer Edition con la recensione di un libro che ho amato davvero tantissimo. Dovete sapere che nella mia vita universitaria ho avuto poco tempo per leggere testi di contemporanei. Il motivo era molto semplice, avevo poco tempo per leggere, quel poco tempo lo volevo dedicare ai classici, dal momento che sono tanti e il tempo è sempre troppo poco. E sono sempre troppi, quindi non ho avuto il tempo di leggere. Tuttavia, mi dispiaceva non contemplare nelle mie letture i contemporanei. È un po' come se vi fosse in me una patina di pensiero certamente sbagliato e di cui sono conscia, e che appunto i contemporanei non potessero mai competere con i classici. Di recente, grazie all'iniziativa avuta appunto su YouTube e grazie a Instagram, questa tendenza un po' sta ritornando. Ed è stato proprio così, in occasione del mio incontro con gli audiolibri, che ho avuto l'immenso piacere di conoscere un testo che mi ha completamente stravolto e di cui davvero percepisco l'emozione di un grande classico al cui rispetto ho difficoltà a davvero rappresentare. Tanta è l'emozione. Il testo, come vi dicevo, l'ho fruito in audiolibro, anche se mi piacerebbe vedere che emozione mi fa provare leggerlo su cartaceo o in ebook. Ma non voglio farvi attendere più finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi. Questo testo ha cambiato il mio approccio al contemporaneo perché ha completamente tolto la polvere di quel sentimento che mi diceva che nessun contemporaneo potesse competere con i classici. Questo testo è scritto un mito esistenziale capace di radunare davvero tutto il dramma dell'essere vivente, ma anche con una grande leggerezza, lasciando spiragli di speranza e soprattutto essendo una trama impossibilità di narrare altre mini trame, così come il mito classico, potremmo dire, ha davvero la potenza di un grande mito. E mi stupisce anche il fatto che a scriverlo sia un autore non occidentale, quasi come se davvero l'Occidente abbia un po' perso tutta la sua forza narrativa che lo ha contraddistinto nei secoli, e invece la rigenerazione debba venire dall'Oriente, come se i moti narrativi, ma anche proprio le emozioni, la capacità poetica di narrare emozioni umane, forse un po' l'abbiamo persa, ma la trama è bella perché è davvero una trama essenziale, fatta di fantasia, ma anche da una struttura di regole molto fitte che permette una ripetizione narrativa sempre vivida. E tutto si svolge all'interno di un ambiente che è un bar, una caffetteria giapponese, in cui la leggenda narra che possano avvenire viaggi nel tempo. Una recensione di un giornale afferma però che questi viaggi nel tempo sono molto dubbi dal momento che sono articolati da regole talmente ferree che alla fine molte persone rinunciano a viaggiare. E infatti sono le regole a contraddistinguere i viaggi nel tempo. E quali sono queste regole? Innanzitutto, non puoi cambiare nulla del presente andando nel passato o nel futuro. Quindi i tuoi viaggi nel tempo non sono finalizzati al cambiamento della tua storia personale in alcun modo. Successivamente puoi viaggiare nel tempo soltanto sedendoti in una sola sedia, ma quella sedia è perennemente occupata
da una donna che si scopre nella trama narrativa essere un fantasma. Quindi un indicatore anche di un elemento di fantasia molto potente, forse influenzato dalla mitologia giapponese, non so, ma sicuramente molto potente. E quindi questo fantasma in alcun modo può essere sollevato da quella sedia previa una maledizione. Infatti, quando il fantasma viene in qualche modo disturbato, maledice chi lo disturba, costringendolo ad una paralisi sul pavimento per un bel po' di tempo. Ma il fantasma va in bagno soltanto una volta al giorno, in un orario che non si conosce, e quindi praticamente si deve stare lì ad attendere che il fantasma vada in bagno fino a quando appunto non si libera la sedia. Particolare suggestivo questo fantasma, che è una donna, non fa altro che leggere, quindi forse anche è una metafora della letteratura. Ma esistono anche altre regole. Non puoi viaggiare nel tempo spostandoti da quella sedia e puoi incontrare solo qualcuno che già è stato presente in quel caffè. E altra regola fondamentale, non puoi tornare più dal viaggio nel tempo e quindi ti tramuterai in nuovo fantasma se non tornerai entro il tempo dato dal tuo caffè, cioè finché il caffè è caldo. Queste regole e questo ambiente sono la struttura base della trama narrativa. E apparentemente, detto così, sembra qualcosa di sterile, fantasioso e forse un po' anche evanescente, ma in realtà le storie che si dipanano intorno a questa struttura base fondante sono davvero narranti una potenza di vita che contraddistingue tutti noi. E infatti le storie che si dipanano si intrecciano magistralmente l'una all'altra, ma hanno per protagoniste quelle donne che hanno avuto il coraggio di viaggiare nel tempo. Infatti, un'altra caratteristica principale di questo racconto è che il coraggio di affrontare tutte queste regole lo hanno soltanto le donne. È una caratteristica che non si dice, ma che è presente nel testo, a tal punto che originariamente credevo che il testo fosse scritto da una donna, invece è scritto da un uomo. Questa cosa mi stupisce davvero molto. Quali sono le storie? Abbiamo una prima storia, il libro si apre con la storia di Fumiko, una ragazza che perde il suo amore perché la abbandona per un problema economico, per un problema lavorativo, perché viene assunta in un posto lontano da dove abita, e quindi la abbandona e vuole viaggiare nel tempo per poter dire ancora resta, non andare via. E invece scopre che non si può cambiare il presente, tuttavia viaggia lo stesso. E poi abbiamo la fantastica storia di Kotate, una donna innamorata del marito che tuttavia non riesce più a ricordare chi ella sia, nonostante la ami perdutamente, a causa di una malattia neurologica che l'ha colpito, cioè l'Alzheimer. E quindi questa donna viaggia nel tempo per poter incontrare lo stesso suo marito in un tempo in cui ancora lui ricorda chi sia sua moglie per poter chiedere di dargli una lettera che lei sa lui abbia scritto, ma che lui non ricorda più di aver scritto nel presente. Così abbiamo la storia di Irai, una donna che ha litigato con la sua famiglia di origine e non vuole più tornare a casa, e di sua sorella, la quale la prega, la scongiura ogni giorno di tornare a casa e lei non vuole mai vedere, finché un giorno la sorella muore e quindi le rimane tutto questo rimorso, a Irai rimane tutto questo rimorso
dentro il cuore e vuole viaggiare nel tempo per chiedere scusa alla sorella, ma viaggerà scoprendo invece qualcosa di completamente nuovo. E infine la storia di Tate, una madre che nonostante abbia un grosso problema di salute, decide di portare a termine la sua gravidanza pur essendo consapevole di questa gravidanza verosimilmente la porterà alla morte, e nel viaggio nel tempo decide di poter andare nel futuro per incontrare la figlia che genererà e non incontrerà mai. Come vi dicevo, sono storie davvero straordinarie che generano una riflessione sull'esistenza umana paradossale, la capacità che l'autore ha di ritrarci la vita così com'è e di palesarci dentro all'idea noi siamo tempo. Siamo tempo e la nostra capacità di saper apprendere dal tempo una lezione. Ma una cosa magica di questo romanzo è che mentre lo si legge è come se si entri dentro quella camera di caffè e il lettore comincia ad immedesimarsi nella trama e comincia a chiedersi: ma io se potessi viaggiare dove andrei? Ecco che ha un potere magico questo romanzo, quello di far commuovere, far riflettere, far pensare noi stessi dentro il viaggio della nostra vita e dentro il viaggio del tempo, che forse è lo scopo primario della letteratura, quello di far riflettere, di far entrare nella vita dell'uomo, del suo lettore, cambiandola. Come dice la conclusione del romanzo, vi giuro che non ve lo sto spoilerando, si viaggia nel tempo senza poter cambiare il presente e tuttavia qualcosa cambia. A cambiare il proprio cuore dei personaggi, ma cambia anche il cuore di noi lettori che diventiamo più consapevoli di cosa significhi essere presenze vive nella storia. C'è un'immagine bellissima che rappresenta la morte ed è chiamata l'immagine la camera oscura. È come se questa camera oscura in qualche modo coincida con la camera del caffè dove il tempo è sospeso, dove si può viaggiare nel tempo e quindi il tempo è sospeso. E è molto significativo pensare che in questa camera ognuno di noi può entrare per poter riflettere davvero su cosa si è. Cosa significhi essere persone? E attraverso storie di persone lontane, non note o forse mai esistite, inventate dalla trama narrativa, ma sicuramente ispirate a fatti reali, poterci ispirare noi stessi a cambiare la nostra storia, a realizzare un fatto. In qualunque momento possiamo sempre riavvolgere il nastro della memoria per poter tornare a essere consapevoli che noi siamo spazio e tempo, e ogni attimo della nostra vita è prezioso per poter scegliere cosa fare e chi essere. Davvero un viaggio straordinario la lettura di questo romanzo che mi ha attraversato nel profondo e ogni giorno continua a farmi vedere nuove realtà. Ve lo consiglio vivamente. È un testo che merita di essere catalogato tra i grandi classici di ogni epoca. Perché viaggerà nel tempo questo testo, ne sono certa.